Credo che la cosa più importante sia la passione e la voglia di fare. È un lavoro creativo e emozionale. Ma come fai a capire che la persona che hai davanti è la persona giusta? Ma di solito mi affido agli occhi. Se brillano di più, dentro c'è il sacro fuoco di questo mestiere. E io ho tanti ragazzi che sono passati da me, che hanno iniziato veramente dalle basi, ora sono chef in altri ristoranti, con brigate anche molto grandi, hanno girato il mondo, hanno avuto grandissime soddisfazioni. Poi c'è anche questo falso mito che nei ristoranti, nelle cucine, si lavora in turni massacranti. Ormai, al giorno d'oggi, la qualità della vita dei propri ragazzi è importantissima, perché se no non danno il massimo e spesso e volentieri vanno via dal lavoro. Ma tu mi ci vedi a fare lo chef? Basta a provare a immaginarsela. Scusi chef, ma per quanto tempo devo continuare a girare? Senti, questa almeno mezz'ora devi girarla. Gira mezz'ora. In continuazione, sì, mezz'ora, vedi che non si attacchi. Sì, sì. Le posso fare una domanda? Dimmi. Ma in questo lavoro è più importante, no, la tecnica o la creatività? Serve la creatività, serve tantissimo la passione e serve anche tanto la tecnica. Bisogna studiare tanto, ricerca, tecnologie nuove, quindi bisogna stare al passo con i tempi. Ma con i ragazzi è severa? È severa? Abbastanza, il giusto. Siamo tanti, siamo giovani. La cosa bella di questo lavoro è che non ci si annoia. Una mattina uno fa i dolci, l'altra fa i secondi, e quindi si impara tanto. Ma e come hai scelto i ruoli di ognuno? Cioè, come i ruoli di ognuno variano, perché assumi la persona, poi li fai girare, li fai provare tutte le partite. A te cosa piacerebbe fare, per esempio? Sono tutti lavori affascinanti. Io li vorrei fare tutti. La sala lunga fai te con Geremia e voi due in quell'altra parte. Bene ragazzi, tutto chiaro? Bene. Importante all'argento la lancia. Non sbagliare. Ok? Vai. Forza. Buon lavoro, grazie. Sì, arrivo, Bravissimo, davvero. Lo sa, mi ricorda un regista con i suoi attori prima di entrare in scena, no? Sì, diciamo una cosa coordinata con il gruppo, soprattutto un lavoro di squadra. È come se metteste in scena tutti i giorni uno spettacolo. Esatto, uno spettacolo molto bello. Ogni giorno un'esperienza diversa. Diversi clienti, diverse esperienze, diverse particolarità. Che cos'è importante in questo settore? L'operazione è molto importante, sia sul cibo che al vino. Allora, qui abbiamo un Chianti classico, un vino elegantissimo. Al naso sentirai tantissima la violetta, ma soprattutto un sentore tipico del Sangiovese, che è la speziatura, il pepe. Ma e tu tutte queste cose le hai studiate o le hai imparate sul campo con l'esperienza? È un po' un misto. Ho avuto una grandissima insegnante che mi ha fatto appassionare appunto al vino. Ho continuato studiando, facendo un corso, è sempre un scoprire cose nuove, anche parlando con il cliente. Ma è un lavoro stancante? No, stancante no, è impegnativo sicuramente. Però se hai la passione, questo lavoro lo fai tranquillamente, non ti pesa. Abbiamo dei turni regolari, stiamo bene, come se fossimo in una famiglia. Cosa pensi di fare nel futuro? È un lavoro che ti apre tantissime strade in futuro, quindi non si sa. Magari aprire un'attività mia, con le mie proprie idee e la mia propria cantina, quella sicuramente. Perdona, mi stanno chiamando, scappo al tavolo. Prego. Grazie. Ma lo sai che il Chianti classico si sposa benissimo col Timballo di Verza? Ma sì, ma poi una vita elettrizzante fatta di relazioni, contatti, creatività. Io fossi in te un pensierino ce lo farei.